lasciate che i fanciulli vengano a me, per cui questo sacerdote ha detto, io la pedofilia posso capirla, ma sì, se tu fraintendi la frase di Gesù, lasciate che i fanciulli vengano a me, poi ti dimentichi anche che Gesù ha detto che chiunque di voi dia scandalo ad un bambino è meglio che si leghi una pietra al collo e si butti nel mare. Eh sì. Che prete sospeso per le frasi sciocche in TV. La storia è sempre quella, la pedofilia. Ma relativamente alla pedofilia c'era anche la fiaba, cioè contro la pedofilia, per mettere in guardia i bambini, c'è la fiaba del Cappuccetto Rosso. Sono io che sul web 2.0 tanti anni fa ho spiegato il vero significato della fiaba, fiaba e favola di Cappuccetto Rosso, no? Che fa a un certo punto il nonno, che fa il lupo, che fa il lupo della fiaba? Si traveste da nonna, perché la nonna è affidabile, la nonna è affidabile, capito? Si traveste da persona per bene. E chi è più per bene di un sacerdote? Chi c'è? Nessuno è più per bene di un sacerdote. La fiaba del Cappuccetto Rosso, su questa mia web TV on demand, ci sono tantissimi video che ho dedicato alla fiaba e favola di Cappuccetto Rosso. E ho spiegato per filo e per segno qual è il significato della fiaba favola di Cappuccetto Rosso, e serviva a mettere in guardia i bambini, contro quelli che ti fanno le carezze, tante carezze, e magari poi hanno delle cattive intenzioni, capito? Ecco qua, cari amici, questa è la situazione. Distinguiamo però chiaramente la pedofilia dalla omosessualità, sono due cose molto diverse. L'omosessualità è un normalissimo orientamento sessuale, e la pedofilia invece è purtroppo una perversione, capito? Perché è come mettere sul ring di pugilato un peso massimo contro un peso piuma, non si può, non vale, capito, cari amici? Beh, andiamo su, questo è il Corriere della Sera di oggi, Oggi è mercoledì 7 ottobre 2015, eccoci qua, cari amici. È stato sospeso, frasi sciocche in TV. Beh, a tutti tanti cari saluti da Serafino Mazzoni.